In console DJ Stock, amici, ma soprattutto amiche di SOS Foligio, e sono Claude. Vi piacerebbe farvi un jingle personalizzato con tutto quello che avete in testa senza dover passare dallo studio, mettervi lì, montare, editing, professionisti? Una cosa con delle voci magari non proprio in italiano, con vari accenti, con l'enfasi da utilizzare su video, audio, podcast, gratis? Andiamo a vedere. L'intelligenza artificiale ci mangerà tutti, ormai lo sappiamo, però va anche sfruttata perché da una parte ci mangia e ci rincoglionisce completamente, e questo lo vedremo nel futuro, ma già se ne vedono i primi sintomi, dall'altra ci dà una grossa mano a fare cose che è impensabile, prima era impensabile poter fare da soli. Ecco, questa è una di quelle, farsi un jingle, far parlare un'altra persona, io parlo per DJ, ma questa applicazione che vi dirò, questo programma, è molto molto di più rispetto all'utilizzo che ne può fare un DJ, cioè un semplice jingle, però a noi può servire perché magari abbiamo bisogno che qualcuno o qualcuna con una voce sensuale, una voce con un altro accento sudamericano, un accento inglese, americano, madrelingua, dica il nostro nome, dica tutto quello che vogliamo far sentire al nostro pubblico. Finita l'era dell'autopresentazione, perché anche non è bello autopresentarsi, è sempre meglio farlo fare da qualcun altro, e spesso ci affidiamo ai vocalist. E non è che ce l'ho coi vocalist, però alle volte l'accento, proprio con l'accento locale, storpia il nome, lo dice sulla musica. Insomma, invece un bel jingle fatto professionale, con una voce bella, suadente, carica, calda, da buttare lì quando vogliamo noi, sia audio che video, magari per i vostri reel, per le vostre stories, per i vostri TikTok. A proposito, il nostro canale TikTok, vatti a iscrivere e seguici con video shortissimi. Andiamo a vedere come funziona questa app. Parliamo di Flicky.ai, Flicky Flicky, Flicky Flicky, Flicky.ai, cioè Artificial Intelligence, dove puoi creare il tuo testo all'interno di video con l'artificial intelligence, con l'intelligenza artificiale. È più facile a vederlo che a spiegarlo. Quindi andiamo subito su Start Creating. Lui vi chiederà di fare il classico account gratis, dove potete mettere la mail, confermarla, tutte le vostre password, bim bum bam e via. Abbiamo già dei sample video dove possiamo vedere che cosa accade. Quindi andiamo a vedere il primo video, perché si può fare sia in audio che in video. Ecco, in questo caso questo programma è strutturato per la narrazione, per i blog, per i podcast, ma può chiaramente essere utilizzato in maniera più semplice dai DJ. Qui vedete parecchie frasi, 3, 4, 5, 6 e via, per spiegare, diciamo, Three tips to help you lose weight. un programma 1. Don't skip o una breakfast. ricetta, come in questo Skipping caso, per breakfast will perdere not help you peso, lose e weight vedete and you can che miss out on essential mette le nutrients. parole sopra il video. 2. E qua noi possiamo farlo perché qua c'è un video, 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 e qui cambiargli le parole, cioè andarci a mettere qui ciao, ciao, ciao. Semplicemente andremo a cambiare le parole, Ciao, ciao, ciao. ecco, di questa ragazza che parla, in questo caso Sara. Quindi questo è un esempio, ma noi andiamoci a fare il nostro. Come fare? Torniamo indietro un attimo e vedete che qua in alto c'è New File, New Folder, cioè nuovo file da creare e nuova cartella. Partiamo da file e non da podcast. New File, lui ti chiederà il nome del file che noi chiamiamo jingle. Ok, audio video, mettiamo video perché ha molte più possibilità dell'audio. A questo punto lui darà una finestra sulla destra di anteprima di quello che stiamo creando, e noi qua col play possiamo andare a vedere l'anteprima. Jingle. Ecco, vedete, sta dicendo solo jingle. Qui resettare tutto, quindi azzerare, e fare un'anteprima in full screen, quindi a schermo intero. Ecco, questo è quello che noi vogliamo che si dica. Mentre qui c'è la voce la selezione della voce, che vi dicevo, possiamo scegliere tra il linguaggio, quindi vedete da Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, insomma, italiano, giapponese, russo, ma noi lasciamo inglese per il momento. Il tipo di dialetto: australiano, canadese, francese, indiano, italiano, irlandese, mettiamo degli Stati Uniti. Il genere maschile o femminile, facciamo femminile. Vedete che i campi si restringono. Il tipo di voce: arrabbiata, eccitata, amichevole, speranzosa, triste. Beh, mettiamo
eccitata, chissà perché. Bene, qua abbiamo delle voci che noi possiamo anche ascoltare in anteprima. Flicky helps you create audio and video content using... Flicky helps you create audio and video... Questa è troppo seria. Flicky helps you create audio and vid... Flicky helps you create audio and video content using Lifeline... Troppo seria. Flicky helps you create audio... Flicky helps you create audio Monica and già video content ci piace. Using potete Lifeline applicare... AI zitta. Potete applicare la stessa voce a tutte le sezioni una volta selezionata. Quindi noi facciamo Monica, seleziono e lui mi cambia qua, Monica. A questo punto dobbiamo scrivere il nostro jingle e su ogni parola possiamo vedere che c'è l'enfasi, l'intonazione, la pausa e la pronuncia. La pronuncia ovviamente ci farà sentire jingle. E visto che in americano scriviamo magari in inglese, quindi mettiamo SOS for DJ Tutorial. Wish you a Merry Christmas. Do you? Ok? Bene, allora in questo caso lei te lo leggerebbe tranquillamente senza pausa, senza niente. Quindi... SOS for DJ Tutorial, wish you a Merry Christmas to you. Bene, così. Quindi noi possiamo anche dargli un po' di enfasi, tipo SOS for DJ, farlo enfatizzare, forte, moderato, ridotto o niente, quindi andiamo forte perché voglio enfatizzare. Merry Christmas, idem, enfatizzo, moderate. To you, ecco, Merry Christmas, qui ci metto magari una pausa, aggiungo una pausa di 2 secondi, mettiamo così e vedete che verrà scritto qui. A questo punto possiamo anche mettere una virgola volendo, così l'intelligenza artificiale capisce. Vediamo il cambiamento. Veglia. SOS for DJ Tutorial. Wish you a Merry Christmas tea. Eh sì, beh certo, ho messo la pausa fra la T e la O ovviamente. Quindi questa andiamo a cancellarla e la pausa la metto qua. Ecco. To you. Con questi comandi possiamo cambiare voce, cambiare immagine o video che adesso andiamo a introdurre, la durata del video dell'audio, massimo 300 secondi, aggiungere una subsection, cioè un'altra di queste come avete visto prima, un'altra stringa vocale, duplicarla, caricare un nostro audio file, quindi che lui andrà a cercare nella nostra cartella da mettere in sottofondo e scaricarlo, quindi andare a fare il download di questo jingle che è quello che ci serve, vedete, flickysection.mp3. E prima di andare a scegliere un video da mettere in sottofondo e di sfondo, dobbiamo settare queste impostazioni, quindi video setting, audio video, la misura, quindi per Instagram, Twitter, LinkedIn va bene questa che vedete, altrimenti c'è il ritratto o paesaggio per YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn. Lasciamo questa che è quella diciamo più usata, abilitare vari effetti, abilitare l'effetto zoom per l'immagine, i sottotitoli con il video, il font, la misura, il font dove va messo al centro, al top o in fondo, il tipo di display, se parole, phrase, sequence, full, questo provate un po' anche voi e qua gli date il colore dello sfondo che vedete cambierà anche il nero. Una volta salvato tutto questo potrete andare a cercarvi da qui il video da inserire. Ce ne sono alcuni, ovviamente tutto questo è gratis per alcuni file ma non per tutto, quindi qui c'è una serie di video che voi potete cercare per tipo, oppure Artificial Intelligence potete provare, tipo mettete gatto siamese come avete visto qui, vediamo che cosa genererà in 10 secondi l'intelligenza artificiale. E in effetti ha tirato fuori un bel gatto siamese. Oppure la vostra libreria, andate a scegliere dalla vostra cartella le vostre foto o i vostri video da inserire. Noi andiamoci a mettere questa bella scogliera, queste spiagge. E a questo punto vedete che abbiamo il nostro sfondo con il nostro SOS for DJ Tutorial. Wish you a Merry Christmas. Potete ovviamente cambiare il font e farlo più extra large, metterlo al top, salvare tutto e andare a vedere i cambiamenti. Vedete che SOS4 DJ Tutorial. Wish you a Merry Christmas. Bene, così ci siamo fatti anche gli auguri di Natale su questo video. Ma come si pronunciano queste parole? Potete anche imparare un sacco di robe. Tipo SOS4 DJ, come si dice? SOS4 DJ. E vabbè, dai, mettiamo Merry Christmas, che noi diciamo tutti Merry Christmas. Invece, com'è?
Merry Christmas. Merry Christmas. Perfetto. La lingua? Buttala. I wish you. Pronounce. Wish you. Però a tutto questo manca un bel anyway. Allora. For DJ tutorial. Wish you a Merry Christmas. To you, anyway. Anyway, benissimo, dai, questo ci è piaciuto, l'ho detto in maniera, possiamo enfatizzarla, darla strong. Adesso comincio a fare giochini, non la finisco più. Anyway. Perfetto. Volete cambiare voce? Invece che Monica, volete Jenny? Flicky helps you create audio. O Linda? Flicky helps you create audio. Oh, Flicky Michelle. Helps you create audio and video. Linda, Flicky ci piace. Helps you create audio and video content using lifelike AI sì, voice. Ma ora zitta, un attimo. Volete un altro video in italiano? La seconda frase in italiano? Potete dire ciao in console DJ sto... come si diceva, ok? Vediamo come suona questo. Ciao in console DJ stock. DJ stock, e beh... Questa è l'accento americano, però se noi andiamo a scegliere l'accento italiano, quindi madrelingua italiana, genere maschile, voce default, prendiamo Cataldo. Flicky ti aiuta a creare contenuti audio e video. Benigno. Flicky ti aiuta che a creare nomi ci hanno messo? Audio e Calimero, cioè. Flicky ti aiuta che ci chiamiamo così in Italia? Flicky ti aiuta Lisandro, a creare contenuti Lisandro, tra l'altro, Tramoni, creare... giocatore del Pisa. Bene, Lisandro. Vediamo. Ciao in console DJ Stock. Vedete che qua bisogna mettere una virgola. Ciao in console, poi qui dare enfasi, mettere i due punti, possibilmente. Vediamo. Ciao in console DJ Stock. Vabbè, e già ci siamo. Quando siete pronti potete esportarlo, tipo fare il download da qui e lui vi farà semplicemente l'MP3. In console DJ Stock. Ecco, andandoci a riascoltare questo, altrimenti potete fare l'export di tutto il discorso video qua, vedete export, e lui farà il processo che vi verrà anche inviato via email. E poi c'è la funzione podcast dove potete fare cose un pochino più approfondite, diciamo tutte narrazioni sul testo con la musica sotto, e qua scrivere il vostro libro, creare il libro, mettere la descrizione, mettere il cover image e l'autore e andare a creare tutto ciò che vi interessa. E andiamo sull'account per vedere quanto ci rimane. Abbiamo dei crediti, i crediti vedete che io ho usato 3,4 minuti di 10 disponibili, quindi il 34% si azzererà mensilmente il 15 gennaio del 2023. Quindi si può in questo caso fare 10 minuti di video, ma credo che siano abbastanza per farlo gratis, altrimenti c'è la possibilità di fare l'iscrizione come sempre a Flicky, ma anche di avere delle ricompense se volete incrementare questa quota andando a mettere le classiche recensioni su LinkedIn, Facebook, Twitter, Trustpilot e via. Leggete qua se vi interessa questo, oppure ritornare e sfruttare al massimo i 10 minuti e poi aspettare, non è che state a fare jingle tutto il mese. Bene, spero di esservi stato utile con questo contenuto per andare a creare jingle per DJ e non solo. Corsi per DJ e corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact, compilando il form oppure tramite le nostre pagine social. Per chi sono indicati i corsi, per chi inizia da zero, per chi è già bravo, vuole migliorarsi un po' e non riesce, trova ostacoli, e per chi vuole fare il salto definitivo verso il professionismo. Consulenze su tutti gli argomenti trattati sul canale, compresi quelli burocratici, tutto privatamente e con me. Oltre alle nostre pagine Facebook e Instagram c'è la nostra community TikTok, il nostro nuovo canale con gli short, seguiteci, follow us. Esiste anche il nostro Telegram, il canale Telegram, vai, iscriviti, è gratuito, notifiche silenziose, chat interna. YouTube, il canale, puoi seguirci iscrivendoti qua e ci darai una grossa mano a crescere, ma anche abbonarti, vai a vedere la corsia preferenziale che creiamo per gli abbonati in anteprima. Tantissimi video per tutti gratuiti dove potete trovare tutto ciò che riguarda il mondo del DJ, quindi la DJ's Life, ma anche quello della produzione. Solo il canale, solamente per questo, non c'è altri fronzoli, solamente che riguarda DJ e produzione musicale. Tutto diviso in playlist, potete andare a cercare
cercare tutto quello che volete anche con il tasto cerca qui dentro. Il nostro merchandising ufficiale di SOS4DJ con la linea Anyway, SOS4DJ e a Play What I Like, suono solo quello che mi piace. Puoi attivare la campanella se vuoi essere informato tempestivamente di tutto ciò che accade, delle novità sul canale, quindi spoiler, tutorial, recensioni e quant'altro. Puoi mettere un mi piace, ma anche condividere con i tuoi amici se pensi che sia utile tutto ciò per loro. Spammaglielo lì e gli dici: guarda bellino questo qui. Ci vuoi aiutare? Lo puoi fare tramite il tasto super grazie qua sotto o tramite sostieni SOS4DJ e sarai uno dei nostri. Bene, importante questa cosa per gestire un po' le voci, perché spesso noi fai cantare la tua fidanzata, la tua sorella, il tuo cognato che ha una bella voce, lo registra col telefonino e si sente male. Insomma, i jingle molte volte mi avete chiesto anche questa cosa, come gestirla. Questa è una delle tante app che lavora con l'intelligenza artificiale e che ci può essere. Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Da parte di SOS4DJ e Claude vi auguro una meravigliosa giornata, ovviamente buone feste a tutti voi, ma credo che ci si risente, e ricordandovi l'iscrizione al canale, che per noi è importantissima per farci crescere, per darci una mano a diventare sempre più forti e offrirvi cose fantastiche che vi possono essere utili, ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio.